Ragazzi, il motodromo di Castelletto di Branduzzo è la land of joy, è il divertimento puro, perché quest'uomo qua non la smette mai, è sempre in movimento. È rientrato adesso dai mondiali di Legends Cars, le conoscete ormai, ci siamo visti tante volte, che sono delle macchinette che nel 2018, tra l'altro Adriano Monti ci spiegherà, torneranno ancora più forti di prima, poi ci spiegherà magari in un'altra puntata che cosa ci aspetta per le Legends. Però, guardate qui, cioè, solo lui poteva andare a pescare dei mezzi così e metterli, non so se in pista, nel parcheggio, non so dove si gira, se sull'ovale di Castelletto di Branduzzo, però Adri, che cosa sono questi affari? Dove li hai trovati? Perché li hai voluti? Allora, il perché, intanto, buongiorno a tutti, tutti i ragazzi, tutti gli amici del Bob, della 6, tutto quanto è per giocare, tutto quanto è per giocare, come avevamo fatto oramai 10 anni fa con tutte le kit 3, con le noi cerchiamo del massimo divertimento a bassissimo costo e a zero rischio, e questo è uno di quelli. La moda del drift sta calando perché le auto da drift sono sempre più specializzate, i piloti sempre più particolarmente ricchi, perché il drift è diventato uno sport per ricchi, e noi abbiamo fatto drift dei poveri. Dunque, un kart tagliato in due con una forcella di bicicletta e un motore da taglia erba. L'hanno inventato gli americani con i nostri amici di Bolzano, di cui noi siamo importatori diretti, e abbiamo creato la D-Trike Gang, che è la banda degli stupidi sui trike. Che ma ascolta, in America ci sono anche quelli che vengono giù dalle discese, no? Sì. Senza motore. Senza motore. Qua la modifica più importante, quella che piace a noi, è che ci sia invece un motore. Allora, noi abbiamo voluto che ci sia un motore, perché quelli che fanno come la bicicletta downhill, che vengono giù come dei matti, è chiaro che sono dei matti, ma noi abbiamo bisogno di portare qui il grande pubblico, la gente che non si faccia male. Certo. È un motore comunque abbastanza particolare, perché parliamo di 4-5 cavalli su 0 kg e con delle gomme da kart ricoperte da tubi di polietilene dell'acqua. Per cui sono tutti effetti dure, lucide, liscissime. Esatto. Il colpo di gas permette semplicemente di andare di traverso. Un secondo colpo di gas ti giri su te stesso. Stiamo inventando un tracciato che abbiamo già fatto all'interno dell'ovale per il venerdì sera. Ti ricordi che tu sei stato l'inventore del sabato sera. Faremo il venerdì o il sabato sera con dei birilli a ostacoli, ma soprattutto a velocità. Dunque, chi sarà bravo a metterla di traverso e a toccare i birilli che noi metteremo per terra, faremo un vero campionato. Dobbiamo ancora definire esattamente come si svolgerà il campionato, ma per novembre sarà fatto. Beh, bellissimo, e poi quando fa freddo così, ma ci divertiamo con dei passi. Ricordi, scendevamo bagnati, marci, sudati, freddo. Mi ricordo freddo, che mi hai preso in giro un bel po'. A mangiare, assolutamente sì. Come funziona il gas? Manopola tipo, allora, piacerotto tipo moto, no? Come funziona esattamente? Io li ho provati e non è che mi piacciono tanto. Io chiamerei Jacopo, che ci viene a accendere le moto. Jacopo! Gas, Jacopo è il tuo figlio. Il più motociclista e più motorista del gruppo, il padre. Acceleratore comunque manopola. Allora, abbiamo un veicolo assolutamente tradizionale. Acceleratore a destra, freno a disco, freno posteriore a disco, e dunque tutto funziona con la partenza di un tagliaerba. Ok, va bene. Allora io direi lo partiamo, Jacopo, poi ti insegno come si guidano. Io nasco storicamente su questo tipo di mezzi, vai, falli partire e poi ci mettiamo nel parcheggio, perché la cosa bella è che qua puoi girare anche nel parcheggio, c'è uno spiazzo, vieni qua, giri, ma poi lo vale, ci sarà da divertirsi. Perché ha le pedivelle così storte? Cioè, perché ti tieni. Questo serve a sorreggere il tallone. Ah, ok. No, perché ho visto che quella ce ne aveva più verticali, non capivo come mai. No, è semplicemente una questione di abitudine. Cambia cazzo, come si suol dire in inglese. Dunque, per sederti, vai a cavalcioni. Tu mi vuoi toccare il sedere, di la verità. Io ti conosco, vecchio maialone. Oddio, sei già spostato. Ok. Io nasco su questi mezzi qua, per cui, sai, non ho grossi problemi. Questo è il freno? Ci sono dei mezzi, non è che. Non ci vuole il casco? No.
Sei sicuro? Abbiamo dei caschi da biciclettina, ma non ci vuole. Le abbiamo provate tutte e non siamo mai riusciti a rovesciarci. Dai, ti seguo, dai. Dai che ti insegno come si fa, dai. Montino Junior. Sto già divertendo. Mi sa che si è spento. Oh, ma è andato quello farlocco! Carogna, si è spento. Signor Monti, mi fa ripartire il tagliaerba, per favore? Assolutamente sì. Trike Gang. Hai visto? No, vai, prego. Che logo, va. Il logo è perfetto. Un'altra roba, grazie Adri. Urca vacca, se gira, porca mi. Occhio Pascal! È finito! Sei un pazzo Adriano, sei un pazzo! Troppo bello. Vedi che ci si diverte anche andare a tre allora. E vedi che rischio zero, capacità tanta, poi quando troveremo i giovani che si divertono in mezzo ai birilli, secondo me facciamo il pieno. Ma secondo me anche noi vecchi ci divertiamo di sì, brutto. Sì. Per cui a novembre garantiscimi che fai qualcosa. Garantito al 100%, sarai il primo a saperlo. Cambieremo un paio di manubri per la gente che ha il braccio un po' più cortino, in modo di avere un manubrio che li accompagna di più. E questa è la base, non si tocca nulla. Benissimo, abilità. Senti, ma quanto costa un mezzo così? Un costo 2500 euro nuovo IVATO. Col motore e tutto il resto? Finito, tutto così com'è. Lo carichi, lo scendi. Lo scendi. E lo parti. Esatto. E lo godi, che bellissima cosa. E chiaramente ha una robustezza a prova di tutto.